Buongiorno, benvenute a chi già è iscritta al mio canale e un grazie. E mi auguro che il mio canale cresca un pochino e che le mie idee continuino a piacervi. Oggi vi presento la borsa camomilla. Non lo so perché l'ho voluta chiamare camomilla, forse per il colore. L'avevo fatta gialla, ma poi ho deciso che avevo degli avanzi e ci ho messo questa piccola rifinitura blu. Allora, questa borsa è una borsa Iuta 30x30 che io ho acquistato da Merceria Flavia sul sito. E in più ho acquistato anche 300 grammi di filato Happy Drink giallo, però ci sono anche altri colori. Il blu che voi vedete è un avanzo della borsa precedente, quindi avendo questo piccolo avanzo ho voluto fare questa decorazione sul davanti. A me personalmente le borse Iuta tutte rivestite, anche il sotto non piace molto. Io poi l'ho cucita con il colore giallo e si vedono le cuciture, però potete anche cucirla con un filo invisibile. Questo lo deciderete voi. L'ho rivestita facendo due grandi mattonelle, questo è del davanti e questo è il dietro che è molto semplice. Poi sui laterali ho fatto semplicemente delle strisce di punto alto, la larghezza e l'altezza della borsa. Io, come ripeto, poi sotto il video, cioè sotto al tutorial, vi lascio tutti i link di riferimento della mia pagina, della merceria, il sito della merceria dove voi potrete andare a vedere, dove troverete anche dei borselli. Io sto infatti aspettando il pacco con una borsa come questa 30x30 più il borsello cioè per realizzarne un'altra. Logicamente un po' diversa da questa qui. Come ripeto, voi potete gestirla come volete, potete fare anche queste mattonelle più piccole e farne 6 sul davanti, 6 sul dietro, 3 sulla parte destra e sinistra, scusate, e 3 sulla parte destra. Quindi potete anche fare le mattonelline. Io questa almeno la volevo realizzare così. Mi piace tantissimo e sicuramente la sfrutterò tanto. E come ripeto, il colore lo sceglierete voi. Quindi trovate sul sito sia la borsa Iuta 30x30, ma anche più grande, e il cotone da utilizzare che c'è in varie tonalità. C'è il giallo, c'è il blu, c'è il bianco, c'è il turchese, c'è il color corda. Quindi potete sbizzarrirvi come meglio credete. Io adesso vi faccio vedere la realizzazione delle mattonelle, perché poi il resto è molto semplice. Quindi iniziamo con la prima mattonella. La prima mattonella ho anche lo schema, della seconda non l'ho salvato, quindi non ricordo. Della prima mattonella lo schema è questo. Vediamo se riuscite a vederlo bene. Lo schema è questo, l'unica variante che io ho fatto, due giri di punto rete quando ho quasi terminato la mia mattonella. Quindi, che cosa ho fatto io per la mattonella? Io uso molto spesso le 5 catenelle perché dell'anello magico non mi fido molto. Ma voi potete utilizzare tranquillamente l'anello magico. Quindi facciamo 8 catenelle, quindi un cappietto e poi 8 catenelle, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Spostiamo il telefono. Poi chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima e ci portiamo dietro anche la codina per nasconderla. Adesso ci alziamo con 2 catenelle,
rientriamo, carichiamo il filo, rientriamo e facciamo una maglia alta chiusa a metà. Carichiamo il filo, rientriamo, facciamo una seconda maglia chiusa a metà, 3 asoline e le chiudiamo tutte insieme. Una catenella di separazione. E carichiamo il filo, rientriamo, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà. 4 asoline, chiudiamo tutto insieme. Una catenella di separazione, scusate, 3 catenelle di separazione, quindi una, due e tre. Carichiamo il filo, altre 3 maglie alte, chiuse a metà, chiuse tutte insieme, quindi 2 e 3. Una catenella, carichiamo il filo, rientriamo, una maglia alta chiusa a metà, 2 maglie alte chiuse a metà, 3 maglie alte chiuse a metà. Facciamo una, due e tre. Una volta facciamo una catenella di separazione e una volta ne facciamo tre, per un totale di 8 gruppetti di maglie alte chiuse a metà, chiuse tutte insieme. Quindi noi ci rivediamo a fine giro. Abbiamo terminato il giro dove abbiamo fatto le 3 catenelle anziché una, sono i 4 angoli. Adesso che cosa facciamo? Camminiamo con una maglia bassissima, andiamo al centro dove abbiamo fatto una catenella e facciamo 3 maglie alte, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi rientriamo altre 2 maglie alte, quindi una e 2 per un totale di 3. Poi facciamo 2 catenelle. Andiamo dove abbiamo fatto le 3 catenelle e ripetiamo l'angolo che è maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà, 4 asoline e chiudiamo tutto insieme, 3 catenelle. Rientriamo e ripetiamo le 3 maglie alte, maglie alte chiuse a metà, tutte e 3 insieme, e poi chiuse tutte e 3 insieme. E questo è il nostro angolo. Poi facciamo 2 catenelle di separazione, quindi una e due. Andiamo nell'archettino di una catenella e facciamo le 3 maglie alte, quindi una, due e tre. 2 catenelle e ripetiamo l'angolo. 3 gruppettini di maglie alte, angolo e così via. E ci vediamo a fine giro per continuare insieme. Abbiamo fatto le ultime 2 catenelle, andiamo a chiuderci con una maglia bassissima sulla terza delle 3 catenelle. Scusatemi un passo indietro, il filato è a P-Drink, io l'ho lavorato tutto con l'uncinetto del 4,5. E questa è la mattonella, quindi questi sono i 4 angoli. Questi sono, allora, questo è un angolino, questo è il secondo angolino, il terzo angolino, il quarto angolino. Adesso come si va avanti? Si lavora punto su punto, quindi 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta e poi si lavorano le 2 maglie alte successive e in più si aggiungono 2 catenelle negli archetti delle 2 maglie alte negli archetti delle 2 catenelle, quindi qui facciamo 2 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. Poi facciamo 2 catenelle e ripetiamo l'angolo, quindi facciamo le 3 maglie alte chiuse a metà e poi chiuse tutte insieme.
sempre separati da 3 catenelle. Rientriamo e ripetiamo le 3 maglie alte chiuse a metà e chiuse tutte insieme quando avete 4 asoline sull'uncinetto. 2 catenelle, poi lavorate 2 maglie alte nell'archettino delle 2 catenelle, quindi una e due. Le 3 maglie alte, una, due, e 3, e poi 2 maglie alte sempre nell'archettino delle 2 catenelle. Quindi, se al giro precedente avevamo soltanto 3 maglie alte, adesso già ne abbiamo 2, 4, 6, 7. Quindi al giro successivo saranno 9. E così via. Adesso ripetiamo le 2 catenelle e ripetiamo l'angolo. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il giro e noi ci rivediamo a fine giro per continuare insieme. Siamo arrivati a fine giro, abbiamo fatto le ultime 2 catenelle, andiamo a fare adesso le ultime 2 maglie che mancavano. Quindi una e 2 e andiamo a chiuderci sulla terza delle 3 catenelle. Quindi, come vedete, la mattonella è molto semplice. Andando avanti in questo modo, la mattonella cresce. La mattonella prevede 6 giri se volete farla piccolina. Sono io che ho aumentato logicamente i giri per cercare per realizzare la mattonella grande. Quindi adesso facciamo gli altri 3 giri che mancano, così poi io da qui vi faccio vedere come ho fatto a realizzare questi ventaglietti che incorniciano un po' il fiore e la parte davanti. Allora, questa è la mattonellina come da schema. Quindi, se voi volete fare, diciamo, questa borsa non con un'unica mattonella, ma bensì con delle mattonelle, di queste ne dovrete realizzare 9, ogni mattonellina di 10, 10 per 10, come questa che ho fatto io. Potete usare colori diversi, questa è una vostra scelta. Dopodiché, una volta che le avete cucite tutte quante, fate un giro intorno a maglia bassa ed uno a maglia alta, cucite sulla borsa e la prima parte è terminata. Invece, se volete fare una mattonella grande, logicamente la dovete fare 30x30 come la borsa e diciamo negli ultimi giri io per fare questa rifinitura a ventaglietti ho fatto 2 giri di punto rete facendo sempre gli aumenti come l'abbiamo fatti finora e poi il giro di punto alto per poi cucirla. Una volta che abbiamo fatto i 2 giri di punto rete è più semplice perché ad un quadratino fate una maglia, scusate, così non si vede. Così ad un quadratino fate una maglia bassa, ad un quadratino un ventaglietto, un quadratino una maglia bassa, un quadratino un ventaglietto. Io ne ho fatti 7 sulla parte alta e poi per entrambi i lati 6 e sulla base 6. Poi ho fatto un semplice fiorellino che io già ho fatto vedere nella borsa precedente e già ce lo avete sul sito, sul sito, sì, scusate, già ce l'avete il tutorial e poi l'ho cucito al centro. Mentre per la parte dietro, che cosa ho fatto? Una semplice mattonella che adesso io non mi ricordo dove, cioè non ho salvato lo schema, ma è semplicissima anche questa. Adesso ve la farò vedere, così anche questa, se volete andare avanti,
per una mattonellina grande, ok. Se volete usarle sempre piccoline, ne farete 9. Adesso la iniziamo insieme. Allora, abbiamo sempre 5 catenelle chiuse in cerchio e nel cerchietto delle 5 catenelle facciamo 16 maglie alte. Quindi anche questa è molto molto semplice. Ora la facciamo insieme. Allora, fatte le vostre 5 catenelle, chiudendole in cerchio, nel cerchietto facciamo 16 maglie alte. Fatte le 16 maglie alte, ci alziamo con 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, carichiamo il filo, rientriamo e facciamo una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Poi facciamo 2 catenelle e saltiamo un punto nel successivo punto alto. 2 catenelle, saltiamo un punto nel successivo 3 punti alti, che sarebbe il secondo angolo. Quindi 2 e 3. 2 catenelle, saltiamo un punto nel successivo punto alto. 2 catenelle, saltiamo un punto nel successivo 3 punti alti, e ossia il terzo angolino. 2 e 3. 2 catenelle. Saltiamo un punto e facciamo un punto alto. 2 catenelle, saltiamo un punto e facciamo 3 maglie alte nel punto successivo. 2 e 3. 2 catenelle, saltiamo un punto nel successivo punto alto. 2 catenelle e ci agganciamo sulla terza delle 3 catenelle con una maglia bassissima. Poi si nasconderanno tutti i fili. Adesso ci alziamo con 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta. Andiamo sulla maglia centrale e facciamo 3 maglie alte. Quindi una, due, e 3. Poi lavoriamo la successiva maglia alta. 2 catenelle e lavoriamo il punto alto. 2 catenelle e lavoriamo la prima maglia alta. In quella centrale 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3 e la maglia successiva. 2 catenelle e lavoriamo la maglia alta. Quindi ripetiamo questo per tutto il giro. Ci vediamo a fine giro. Abbiamo terminato il secondo giro. Adesso dal terzo giro in poi facciamo in questo modo. Ci alziamo con 3 catenelle, una, due e tre. Poi entriamo nella seconda maglia alta e facciamo la maglia alta. Nella maglia centrale facciamo maglia alta, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte, una e due. Lavoriamo poi le maglie come si presentano, una e due, 2 catenelle e lavoriamo la maglia alta, 2 catenelle e lavoriamo la prima maglia alta, la seconda maglia alta. Nella maglia alta centrale facciamo 2 maglie alte, una e due, 2 catenelle, rientriamo,
due maglie alte, una e due. E poi lavoriamo le ultime due maglie alte, quindi una e due. 2 catenelle e la maglia alta. 2 catenelle e lavoriamo le prime due maglie alte, una e due. E in quella centrale facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Quindi 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte, una e due. E le successive 2 maglie alte. Una e due, 2 catenelle e la maglia alta. Quindi facciamo questo per tutto il giro e ci vediamo a fine giro per continuare insieme. Abbiamo finito il giro, quindi vedete come crescono gli angoli e i quadratini rimangono in questo modo. Quindi facciamo il giro successivo insieme. Quindi sempre 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, e poi lavoriamo le maglie come si presentano. Quindi maglia alta, le 2 maglie alte dell'aumento, e si ripete poi l'aumento. Quindi nell'archettino di 2 catenelle facciamo maglia alta, 2 catenelle, rientriamo. Altre 2 maglie alte, 2, e le maglie alte successive come si presentano. Quindi andate avanti così e ci vediamo a fine giro. Queste quindi sono le mattonelline come da schema, 10x10 per chi vorrà realizzarla a mattonelle, e ne dovrà fare 9 per il davanti, 9 per il dietro, e poi 3 sul laterale, 3 sull'altro laterale. Mentre chi vorrà realizzarla come la mia dovrà fare 2 mattonelle 30x30, questa che vi ho fatto vedere adesso per il dietro, quindi semplice, questa che vi ho fatto vedere prima per il davanti, poi facoltativa la rifinitura. Facoltativo il colore. Io ho regalato un'altra mia idea e spero vi sia piaciuta. Vi ricordo di attivarvi la campanella, così io quando faccio un tutorial a voi vi arriva la notifica. Tutti i link di riferimento li trovate sotto al tutorial. Quindi vi auguro una buona giornata, una buona visione. E ringrazio sempre tutte le persone che si sono iscritte al mio canale. Ci vediamo al prossimo tutorial.